Ciao, sono Ennio, benvenuto sul mio canale. Qui parliamo di content marketing e personal branding. Quindi, se vuoi capire anche tu come usare il digitale per promuovere la tua attività o te come professionista, ti invito a iscriverti al canale e ad attivare la campanella, perché nei prossimi mesi usciranno tantissimi contenuti su come migliorare il proprio posizionamento online. Quindi, bando alle ciance e sigla! Oggi parliamo di come organizzare in maniera efficace i propri salvati di Instagram. Io utilizzo principalmente i salvati di Instagram per andare a selezionare quelli che sono i contenuti che secondo me possono funzionare per il mio pubblico. Quindi andremo a vedere la lista dei salvati durante questo video e vi farò vedere come vado a scoprire i nuovi contenuti. Come poi li vado a dividere all'interno delle mie cartelle in maniera tale che poi nel momento in cui devo registrare dei reels o devo produrre dei caroselli posso accedere in maniera veloce a tutti gli elementi che ho salvato. Possiamo partire, io scrollerò il feed che dovreste vedere qui. Questa è la mia cartella dei salvati Instagram e da questa cartella potete notare appunto come ho organizzato, diciamo, a livello di elementi questa cartella. Abbiamo i reels da fare, in questo caso la cartella dei reels da fare sono quei reels che io devo produrre proprio, quindi che ho deciso che devono essere prodotti. Questi reels da fare li prendo dalle idee reels, che sono tutta una raccolta di reels che io trovo interessanti. Quindi che come funziona? Io dopo una volta ogni 2 settimane vado a ricontrollarmi tutti i salvati. I salvati che mi interessano, quindi ad esempio facciamo finto che mi interessa questo reel. Clicco sull'icona e lo posiziono in una cartella. In questo caso questo è già posizionato sulla cartella Reels da fare. Quindi diciamo che da tutti i post io di solito li rimando ai reels. E poi quando è arrivato, diciamo, il giorno prima che devo registrare Reels o comunque qualche giorno prima, vado su Idee Reels e controllo quali effettivamente ho intenzione di fare davvero, cioè quali secondo me possono funzionare per la mia audience in base ai miei dati. Poi per esempio un'altra cartella che trovo molto utile è Trick Canva, dove ho dei trick che magari non conosco oppure so che me li scordo, ad esempio quello di come creare l'effetto luce. In quanto bisogna utilizzare una parola chiave che è dot, che io mi scordo sempre, quindi me la sono messa qui in maniera tale che quando mi serve quella parola chiave per creare quell'effetto, ce l'ho. Poi idee caroselli, qui ho una raccolta di tutti i caroselli che mi sono piaciuti particolarmente. Per caso qui c'è finito un reels, però insomma, questi sono i caroselli che io ritengo utili e quindi dico magari potrei farci fare una roba del genere. Poi abbiamo il design basics, quindi le basi del design. Io non sono un designer, ma mi interessa molto il design e quindi sono andato a selezionare, diciamo, alcune basi del design perché per poter imparare. Video tutorial. Infografiche, queste magari non, io ne ho preso solo una perché le infografiche non mi performano bene, quindi non le sto più, cioè sto valutando se usarle oppure no, sto facendo dei test, però questa era interessante, quindi l'ho tenuta qui per magari utilizzarla. Poi vabbè, qui ci sono quotes, quindi quotes che mi sono piaciute e live da guardare, in questo caso sono delle live che mi interessava appunto guardare in un secondo momento. Organizzare i salvati in questo modo ti permetterà di essere veloce nella creazione di contenuti, perché se tu hai in una cartella apposita i reels da fare, li potrai subito andare a controllare nel momento in cui stai girando il tuo reel e ti viene un dubbio, quindi dici, oh, cavolo, come quel creator, come ha fatto quella cosa lì, non mi ricordo, quindi vai subito al contenuto. Sei molto più veloce, non ti perdi nel cercare il reel. Perché l'organizzazione è molto importante nella produzione di contenuto e secondo me organizzare bene i salvati di Instagram ti permetterà poi di
di essere molto più produttivo quando dovrai creare contenuti, siano essi caroselli o siano essi reels o infografiche o quotes. Ti ringrazio per l'attenzione, per qualsiasi domanda mi trovi nei commenti. Se ti interessa il content marketing e il personal branding, ti invito a seguire questo canale, attivare la campanella e a seguirmi su Instagram cercando il nome Ennio Castelluce. Sul mio Instagram pubblico i miei caroselli e le mie quotes, dove vado a condividere le mie conoscenze sul content marketing e il personal branding. Ti ringrazio nuovamente per l'attenzione e a presto!